dalla cappella Domina Nostra, trasmettiamo in diretta l'ora santa di adorazione. Yeah.
Signore mio Gesù Cristo, che per l'amore che porti agli uomini te ne stai notte e giorno in questo sacramento, pieno di pietà e di amore, aspettando, chiamando e accogliendo tutti coloro che vengono a visitarti. Io ti credo presente nel sacramento dell'altare. Ti adoro dall'abisso del mio niente e ti ringrazio di tutte le grazie che mi hai fatto, specialmente di avermi donato te stesso in questo sacramento, di avermi dato per avvocata la tua Santissima Madre Maria e di avermi chiamato a visitarti in questa chiesa. Io saluto oggi il tuo amantissimo cuore e ti voglio pregare anzitutto per ringraziarti di questo grande dono, poi per riparare tutte le ingiurie che hai ricevuto dai tuoi nemici in questo sacramento. Intendo infine, con questa visita, adorarti in tutti i luoghi della terra, dove tu, nascosto sotto il segno del pane, te ne stai meno riverito e più abbandonato. Gesù mio, io ti amo con tutto il cuore. Mi pento di avere in passato tante volte offeso la tua bontà infinita. Propongo con la tua grazia di non offenderti più per l'avvenire. E al presente, misero qual sono, mi consacro tutto a te. Ti dono e consegno la mia volontà, gli affetti, i desideri e tutte le cose mie. D'ora in poi, fa di me e delle cose mie tutto quello che ti piace. Io ti chiedo e voglio solo il tuo santo amore, la perseveranza finale e l'adempimento perfetto della tua volontà. Ti raccomando le anime del purgatorio, specialmente le più devote del Santissimo Sacramento e di Maria Santissima. Ti raccomando ancora tutti i poveri peccatori. Unisco infine, Salvatore mio caro, tutti gli affetti miei a quelli del tuo amorosissimo cuore, e così uniti li offro all'Eterno Padre e lo prego in nome tuo che per tuo amore li accetti ed esaudisca. Amen. Dagli scritti del Santo Curato d'Ars sul Santo Sacrificio della Messa. Tutte le opere buone riunite non equivalgono al Santo Sacrificio della Messa, poiché esse sono opera degli uomini, mentre la Messa è l'opera di Dio. Anche il martirio è niente in confronto. È il sacrificio che l'uomo fa a Dio della propria vita. La messa è il sacrificio invece che Dio fa all'uomo del suo corpo e del suo sangue. Che cosa grande è il sacerdote! Se egli capisse tutto, ne morirebbe. Dio gli ubbidisce. Egli dice due parole e nostro Signore
discende dal cielo alla sua voce e si chiude in una piccola ostia. Dio posa lo sguardo sull'altare. Lì è, dice, il mio figliolo diletto, nel quale ho riposto tutte le mie compiacenze. Nulla egli può rifiutare ai meriti dell'offerta di questa vittima. Se avessimo la fede, vedremmo Dio nascosto nel prete, come una luce dietro un vetro, come il vino mescolato all'acqua. Dopo la consacrazione, quando tengo tra le mani il santissimo corpo del Signore e sono in un'ora di scoraggiamento, non vedendomi degno altro che dell'inferno, io dico tra di me: oh, se almeno io potessi condurlo con me, l'inferno sarebbe dolce vicino a lui, e non mi costerebbe di restarci per tutta l'eternità a soffrire se fossimo insieme. Ma allora non ci sarebbe più l'inferno. Le fiamme dell'amore spegnerebbero quelle della giustizia. Che cosa bella! Dopo la consacrazione, Dio è sull'altare, così come egli è in cielo. Se l'uomo conoscesse bene questo mistero, morirebbe d'amore. Dio ha compassione di noi a causa della nostra debolezza. Un prete, dopo la consacrazione, aveva qualche dubbio che poche delle sue parole avessero potuto far scendere Gesù sull'altare. Nel medesimo istante vide l'ostia tutta rossa e il corporale tinto di sangue. Se ci dicessero alla talora si deve risuscitare un morto, noi correremmo presto per vedere. Ma la consacrazione, che tramuta il pane e il vino nel corpo e nel sangue di un Dio, non è forse un miracolo ben più grande di quello di risuscitare un morto? Bisognerebbe impiegare almeno un quarto d'ora per prepararsi ad assistere bene alla messa. Bisognerebbe annientarsi davanti a Dio, dietro l'esempio dell'annientamento suo profondo nel sacramento dell'Eucaristia. Fare l'esame di coscienza, poiché per assistere bene alla Santa Messa bisogna essere in stato di grazia. Se conoscessimo il valore del santo sacrificio della Messa, o piuttosto se avessimo la fede, ben avremmo maggior zelo per assistervi. Figli miei, ricordate forse ancora la storia che vi ho già raccontato di quel santo prete che pregava per un suo amico. Dio gli aveva fatto conoscere, presumibilmente, che egli era in purgatorio. Gli venne in mente che egli non poteva far niente di meglio che offrire il santo sacrificio della messa per il suo amico. Quando fu al momento della consacrazione, prese l'ostia tra le dita e disse: «Padre Santo ed Eterno, facciamo un cambio. Voi tenete l'anima del mio amico, che è in purgatorio, e io tengo il corpo del vostro figlio, che è tra le mie mani. Liberate il mio amico, e io vi offro vostro figlio, con tutti i meriti della sua passione e morte». Effettivamente, nel momento dell'elevazione, egli vide l'anima del suo amico, tutta risplendente di gloria, salire al cielo. Così, figli miei, quando vogliamo, nello stesso modo,
ottenere qualcosa da parte del buon Dio, facciamo in uguale maniera. Dopo la Santa Comunione, offriamogli il suo figlio diletto con tutti i meriti della sua morte e della sua passione. Egli non ci potrà niente rifiutare.
dagli scritti del Santo Curato d'Ars sulla presenza reale. Nostro Signore è lì nascosto ad attendere che noi andiamo a visitarlo e a fargli le nostre domande. Guardate come è buono, si adatta alla nostra debolezza. Nel cielo, dove noi saremo gloriosi e trionfanti, lo vedremo in tutta la sua gloria. Se egli si fosse presentato ora davanti a noi in tal gloria, noi non avremmo osato avvicinarlo. Ma egli si nasconde come uno che fosse in prigione e ci dice: non mi vedete, ma non importa, chiedetemi tutto quello che vorrete e io ve lo accorderò. Egli è là, nel sacramento del suo amore, che sospira e intercede senza tregua presso suo Padre per i peccatori, a quali offese egli è sempre esposto pur di restare in mezzo a noi. Egli è lì per consolarci, perciò gli dobbiamo spesso fare visita. Come gli è gradito quel piccolo quarto d'ora che noi rubiamo alle nostre occupazioni, a qualche cosa futile, per andare a pregarlo e a visitarlo, consolarlo di tutte le offese che riceve. Quando vede le anime pure venire a lui con premura, egli sorride loro. Esse vengono con quella semplicità che gli piace tanto, per chiedere perdono per tutti i peccatori, degli insulti di tanti ingrati. Quale felicità noi proviamo alla presenza di Dio davanti al tabernacolo, quando siamo soli ai suoi piedi. Su, anima mia, raddoppia il tuo ardore. Sei qui sola per adorare Dio. I suoi sguardi si posano su te sola. Il Salvatore è tanto pieno di amore per noi che egli ci cerca dappertutto. Quando vi svegliate di notte, figli cari, trasportatevi in spirito subito davanti al tabernacolo e dite a nostro Signore: mio Dio, eccomi, vengo ad adorarvi, a lodarvi, a benedirvi, a ringraziarvi, ad amarvi, a tenervi compagnia con gli angeli. Dite le preghiere che sapete. E se vi trovate nell'impossibilità di pregare, nascondetevi dietro le ali dell'angelo custode e incaricatelo di pregare in luogo vostro. Figli miei, quando entrate in chiesa e prendete l'acqua benedetta, quando portate la mano alla fronte per fare il segno di croce, guardate il tabernacolo. Il Signore Gesù lo socchiude nel medesimo istante per benedirvi. Se avessimo gli occhi degli angeli, vedendo nostro Signore Gesù Cristo presente sull'altare che ci guarda, come lo ameremmo. Non vorremmo più separarcene, ma restare sempre ai suoi piedi. Sarebbe come pregustare il paradiso, e tutto il resto ci diventerebbe insipido. Ma proprio la fede ci manca. Siamo dei poveri ciechi. Abbiamo come un velo davanti agli occhi. La fede potrebbe sollevarlo. Fra poco, figli miei, quando io terrò nostro Signore tra le mie mani, quando egli vi benedirà, domandategli che vi apra gli occhi del cuore. Ditegli come il cieco di Gerico: Signore, fate che io veda, e otterrete di certo quello che desiderate,
poiché Egli vuole solo il vostro bene, ha le mani colme di grazie e cerca solo di distribuirle, ma nessuno le vuole. Che indifferenza e ingratitudine! Figli miei, siamo ben infelici se non capiamo queste cose, e forse, quando le capiremo, sarà troppo tardi. Nostro Signore è presente come vittima. Una preghiera gradita a Lui è di domandare alla Santa Vergine di offrire al Padre Eterno il suo Divin Figlio, sanguinante e lacerato, per la conversione dei peccatori. È la miglior preghiera che possiamo fare, poiché alla fine tutte le preghiere si fanno in nome e per i meriti di Gesù Cristo. Figli miei, ascoltatemi bene. Ogni volta che ho ottenuto una grazia, l'ho chiesta in questo modo, senza eccezione. Quando fate la Santa Comunione, bisogna avere sempre un'intenzione e dire sul punto di ricevere nostro Signore: «O Padre che sei nei cieli, ti offro in questo momento il tuo figliuolo, come è stato fatto prigioniero, deposto dalla croce, accolto tra le braccia della Vergine Santa e come da lei fu offerto a te in sacrificio per noi. Ti offro il suo santissimo corpo e per bocca della sua santissima madre ti chiedo la remissione dei peccati allo scopo di fare una buona comunione, per ottenere questa o quella grazia. La fede, la carità, l'umiltà. Bisogna ancora ringraziare il Signore di tutte le indulgenze che ci purificano dei nostri peccati. Si cammina sulle indulgenze, si può ben dire, come dopo la mietitura si cammina sulle spighe. Ecco, 7 anni o 7 quarantene, quando si ascolta il catechismo, 300 giorni recitando le litanie della Santa Vergine, la Salve Regina, l'Angelus, come il buon Dio ci moltiplica le grazie, come ci spiacerà alla fine della vita di non averne approfittato. Quando siamo davanti al Santissimo, invece di guardarci intorno, chiudiamo gli occhi e apriamo il cuore. Il Signore ci aprirà il suo cuore. Andremo da Lui ed Egli verrà da noi, uno per domandare, l'altro per ricevere, e come un respiro solo ci unirà. Quanta dolcezza troviamo a dimenticare noi stessi per cercare Dio. Ascoltate, figlioli, quello che successe nei primi tempi che ero ad Ars. C'era un uomo che non passava mai davanti alla chiesa senza entrarvi un momento. La mattina, quando andava al lavoro, la sera, quando ritornava, lasciava alla porta il badile e la zappa e rimaneva a lungo in adorazione davanti al Santissimo Sacramento. Come mi piaceva tutto ciò! Gli chiesi una volta che cosa dicesse al Signore nella lunga visita che gli faceva. Sapete che cosa mi rispose? Signor curato, io non gli dico niente. Io lo guardo e lui mi guarda. Che cosa bella, figlioli miei, che cosa bella! I santi si consumano per non vedere che Dio solo, non lavorare che per Lui. Dimenticano tutte le cose create per trovare Lui solo. Così si giunge al cielo.
dagli scritti del Santo Curato d'Ars. Nostro Signore ha detto: tutto quello che domanderete al Padre mio in mio nome, egli ve l'accorderà. Mai noi avremmo pensato a chiedere a Dio il suo proprio figliuolo, ma quello che l'uomo mai avrebbe potuto immaginare, Dio l'ha fatto. Quello che l'uomo non può né dire né concepire e che non avrebbe mai osato desiderare, Dio nel suo amore l'ha detto, concepito e attuato. Avremmo mai osato dire a Dio di far morire suo figlio per noi, di darci la sua carne da mangiare e il suo sangue da bere? Se tutto ciò non fosse vero, avrebbe dunque l'uomo potuto immaginare delle cose che Dio non può fare? Sarebbe andato più lontano di Dio nelle invenzioni dell'amore? Non è possibile. Senza la Divina Eucaristia non ci sarebbe felicità in questo mondo e la vita non sarebbe sopportabile. Quando riceviamo la Santa Comunione, riceviamo la nostra gioia e la nostra felicità. Il buon Dio, volendo darsi a noi nel sacramento del suo amore, ci ha dato un desiderio vasto e grande che Lui solo può soddisfare. Vicino a questo bel sacramento, noi siamo come uno che muore di sete vicino a un ruscello e non avrebbe invece che a chinare la testa, come una persona che rimane povera vicino a un tesoro e non avrebbe che attendere la mano. Chi si comunica si perde in Dio come una goccia d'acqua nell'oceano. Nessuno li potrebbe più separare. Ci sarebbe da perdersi, a pensarci bene, in questo abisso d'amore per tutta l'eternità. Nel giorno del giudizio vedremo brillare la carne di nostro Signore attraverso il corpo glorificato di coloro che l'avranno ricevuto degnamente sulla terra, come si vede brillare l'oro nel bronzo e l'argento nel piombo. Quando noi abbiamo fatto la comunione, se qualcuno ci chiedesse: che cosa riportate a casa? Noi potremmo rispondere: porto a casa il cielo. Un santo diceva che noi siamo dei porta a Dio. È verissimo, ma non abbiamo abbastanza fede. Non comprendiamo la nostra dignità. Allontanandoci dalla mensa eucaristica, noi siamo beati come i magi se avessero potuto portar via il bambino Gesù. Prendete un vaso pieno di liquori e chiudetelo bene. Conserverete quel liquore finché vorrete. Nello stesso modo, se voi conservaste bene nostro Signore nel raccoglimento dopo la comunione, voi sentireste a lungo quel fuoco divoratore che ispirerebbe al vostro cuore di tendere al bene e di fuggire il male. Quando teniamo il Signore nel cuore, questo deve bruciar tanto. Il cuore dei discepoli di Emmaus ardeva solo ad ascoltarlo. Non mi piace, quando si torna all'altare, che ci si metta subito a leggere. No, a che serve la parola umana quando parla Dio? Bisogna fare come uno molto curioso che va a origliare alle porte.
ascoltare tutto quello che il Signore dice alla porta del cuore. Quando avete ricevuto il Signore, voi sentite l'anima purificata che si immerge nell'amor di Dio. Quando si fa la Santa Comunione, si sente qualche cosa di straordinario, come un benessere che percorre tutto il corpo e si spande fino alle estremità. Che cosa è questo benessere? È il nostro Signore che si comunica a tutte le parti del nostro corpo e le fa trasalire. Siamo obbligati a dire, come San Giovanni, è il Signore. Coloro che non sentono proprio nulla sono ben da compiangere. Litanie di adorazione e riparazione a Gesù e Eucaristia. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Madre riparatrice e adoratrice di tuo Figlio nell'Eucaristia, intercedi per noi. Ostia Santa, offerta per la salvezza dei peccatori, abbi pietà di noi. Ostia Santa, umiliata sull'altare da noi e per noi, abbi pietà di noi. Ostia Santa, disprezzata dai cattivi cristiani, abbi pietà di noi. Ostia Santa, fatta segno di contraddizione, abbi pietà di noi. Ostia Santa, abbandonata di sovente agli scherni, abbi pietà di noi. Ostia Santa, trasportata dal Santo Tabernacolo nelle case dei peccatori, abbi pietà di noi. Ostia Santa, portata agli ammalati senza riverenza, abbi pietà di noi. Ostia Santa, portata in tasca come un oggetto, abbi pietà di noi. Per l'estremo disprezzo di un così mirabile sacramento, Signore, vi diamo riparazione. Per le irriverenze dei cristiani, Signore, vi diamo riparazione. Per gli scandali di coloro che ti sono consacrati, Signore, vi diamo riparazione. Per la profanazione dei tuoi santuari e tabernacoli, Signore, vi diamo riparazione. Per i sacri cibori rapiti da mani sacrileghe, Signore, vi diamo riparazione. Per l'ostinazione e perfidia degli eretici, Signore, vi diamo riparazione. Per le orribili profanazioni e sacrileggi di cui sei vittima nelle messe nere, Signore, vi diamo riparazione. Per il poco amore dei tuoi figli verso di te, sacramentato Signore, Signore, vi diamo riparazione. Per i dolorosissimi oltraggi e abusi dei tuoi prediletti figli sacerdoti, Signore, vi diamo riparazione. Per la concessione di ricevere la comunione nella mano, Signore, vi diamo riparazione. Per le ormai quotidiane comunioni fatte col peccato mortale, Signore, vi diamo riparazione. Per chi ti porta gli ammalati senza dovuta autorizzazione, Signore, vi diamo riparazione. Per tutte le riforme che disprezzano il tuo ammirabile mistero, Signore, vi diamo riparazione. Per tutti gli altri oltraggi, sacrilegi e offese
che rinnovano la tua amara passione. Signore, vi diamo riparazione. Dell'oblio e dell'ingratitudine degli uomini, noi ti consoleremo, Signore. Del tuo abbandono al santo tabernacolo, noi ti consoleremo, Signore. Dei delitti dei peccatori, noi ti consoleremo, Signore. Dell'odio degli empi, noi ti consoleremo, Signore. Delle bestemmie che si pronunciano contro di te, noi ti consoleremo, Signore. Degli insulti con i quali ti profanano, noi ti consoleremo, Signore. Dalle immodestie irriverenze commesse alla tua adorabile presenza, noi ti consoleremo, Signore. Dei tradimenti dei quali tu sei la vittima, noi ti consoleremo, Signore. Della freddezza dei tuoi figli, noi ti consoleremo, Signore. Del disprezzo che si fa ai tuoi inviti pieni d'amore, noi ti consoleremo, Signore. Dell'abuso delle tue grazie, noi ti consoleremo, Signore. Delle nostre proprie infedeltà, noi ti consoleremo, Signore. Dell'incomprensibile durezza dei nostri cuori, noi ti consoleremo, Signore. Dei nostri lunghi indugi ad amarti, noi ti consoleremo, Signore. Della nostra tiepidezza nel servirti, noi ti consoleremo, Signore. Dell'amara tristezza che ti reca la perdita di tante anime, noi ti consoleremo, Signore. Del tuo lungo aspettare alla porta dei nostri cuori, noi ti consoleremo, Signore. Degli amari rifiuti che ricevi, noi ti consoleremo, Signore. Dei tuoi sospiri d'amore, noi ti consoleremo, Signore. Delle tue lacrime d'amore, noi ti consoleremo, Signore. Della tua prigionia d'amore nel tabernacolo, noi ti consoleremo, Signore. Del tuo martirio d'amore, noi ti consoleremo, Signore. Ti preghiamo di aumentare in tutti i cristiani l'amore verso la tua adorabile presenza nell'Eucaristia. Signore, ascoltaci. Ti preghiamo di voler manifestare la tua reale presenza nell'ostia consacrata agli eretici. Signore, ascoltaci. Ti preghiamo di concederci la grazia di amarti più di quanto ti odiano. Signore, ascoltaci. Ti preghiamo che le ingiurie di quanti ti oltraggiano ricadano su di noi. Signore, ascoltaci. Ti preghiamo di ricevere la nostra riparazione fatta in spirito di umiltà. Signore, ascoltaci. Ti preghiamo che ti sia accetta la nostra continua adorazione. Signore, ascoltaci. Ti preghiamo che venga presto il tuo eucaristico regno. Signore, ascoltaci. Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, noi ti adoriamo. Tu che hai fatto tutto l'universo, noi ti adoriamo. Tu che hai creato il cielo e la terra, noi ti adoriamo. Tu che racchiudi le galassie e le stelle in una mano, noi ti adoriamo. Tu che reggi l'intero universo, noi ti adoriamo. Tu che sei eterno, noi ti adoriamo. Tu che sei infinito, noi ti adoriamo. Tu che sei onnipotente, noi ti adoriamo. Tu che sei onnisciente, noi ti adoriamo. Tu che sei l'amore, noi ti adoriamo. Tu che ci inondi della tua misericordia, noi ti adoriamo. Tu che sei tenerezza infinita, noi ti adoriamo. Tu che volesti manifestare il tuo amore nel nascondere la tua eterna divinità e santissima umanità, nel rimanere notte e giorno per 2000 anni nei tabernacoli della terra, noi ti adoriamo. Carne vivente di Gesù, sangue generoso del Salvatore, acqua del costato di Gesù, purificami. Sguardo silenzioso di Cristo, bellezza infinita, innamorami. Labbra sacratissime del mio Maestro, istruitemi. Braccia spalancate di Cristo, abbracciatemi. Corona di spine del Lecce Homo, compungimi. Croce santa del Signore, salvami. Costato aperto del Crocifisso, ricevimi. Cuore trafitto di Cristo, imprigionami. Mani affettuose di Gesù,
Beneditemi. Dito onnipotente di Cristo, guariscimi. Dolorosissima spalla del buon pastore, riconducimi. Ginocchia squarciate del Figlio di Dio, rialzatemi. Volto amoroso del Redentore, attirami. Lacrime di dolore di Gesù, commuovetemi. Chiodi santi del crocifisso, trafiggetemi. Sorriso nascosto dell'amico, pacificami. Alito vigoroso di Gesù, dammi la vita. Forza trionfante del Signore, trascinami. Fuoco divoratore di Cristo, infiammami. Bontà del Figlio di Maria, seducimi. Sacro capo di Cristo, illuminami. Vita sgorgata del Creatore, trasformami. Anima sublime del Figlio dell'uomo, elevami. Divinità dell'Eterno Verbo, consacrami. Spirito Santo, dono di Cristo, santificami. Benedictus Deus, benedictum nome santo meus, benedictus Iesu Christus, verus Deus et verus homo, benedictum nomen Iesu, benedictum coreus sacratissimum, benedictus sanguis eius preciosissimus, benedictus Iesu in santissimo altaris sacramento, benedictus Sanctus Spiritus Paraclitus, benedicta Excelsa Mater Dei Maria Santissima, benedicta Santa Eius et Immaculata Concepcio, benedicta Eius Gloriosa Assumptio, benedictum nomen Mariae Virginis et Matris, benedictus Santo Iosef Eius Castissimus Sponsus, benedictus Deus in Angelis Suis et in Sanctis Tuis. Abbiamo trasmesso in diretta l'ora santa di adorazione.